¡Flipante! Felicissima giornata a tutti voi, cari amiche e cari amici di TV Rest, e benvenuti anche quest'oggi in TV, chiaramente in diretta. Sono le 12:46-47, prontissimi a partire con ospiti che sono sicura stuzzicheranno la vostra curiosità, avranno i consigli preziosissimi poi tra l'altro da suggerirvi. Allora restate con noi, iniziamo subito con la prima clip di oggi per introdurre il primo ospite ed osservarlo proprio all'opera. Vai regia. Gli artisti quando creano hanno davvero un'aura speciale, lo sa bene il nostro ospite di oggi. Diamo il benvenuto in TV a Dario Bazan. Ben trovato, Dario. Grazie Romina, buongiorno. Come stai? Bene, grazie, bene. Perfetto. Contento. Contento, immagino. Sì. E poi lo riconoscerete perché forse avete sbirciato anche la nostra sigla, l'abbiamo ospitato anche in quel contesto. Noi spesso qui a Benvenuti in TV abbiamo raccontato un po' la storia di tanti migranti che sono partiti qui dalle nostre Marche, dalle nostre terre, soprattutto nel secolo scorso, per arrivare a quello che era il granaio del mondo, ovvero l'Argentina. Tu hai fatto un po' l'inverso, dall'Argentina ti sei innamorato delle Marche. Sì, 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 questo è successo... E in pratica 22 anni fa, è 22 anni che sto qua in Italia. Sono arrivato a Porto Recanati, e sono stato un periodo a Porto Recanati, dopo da lì sono andato a Loreto e poi mi sono proprio trasferito qua a Recanati. Che cosa hai trovato qui nel nostro territorio di così particolare che ti ha fatto fermare e non andare altrove magari? Beh, l'Italia è bellissima tutta, eh? Tutta bellissima l'Italia, non solo qua. Beh, la zona delle Marche è tanto bella, però è... Mi piace tantissimo tutto quello che ha l'Italia, è un paese, ma mi sono trovato bene in pratica, anche con la gente, la cultura, no? E con i marchigiani. E con i marchigiani, esatto, sì. Ma immagino che tu ti sei anche innamorato un po' della cucina marchigiana, no? Quello sì. E come ha festeggiato un argentino qui nelle Marche il successo dei mondiali? Sofferto, abbiamo sofferto tanto. Abbiamo sofferto tantissimo, soprattutto la finale che niente, è stata dura, però bellissimo, bellissimo mondiale, mi è piaciuto tanto. Hai dedicato anche qualcosa delle tue opere a questi mondiali? Adesso sto lavorando su un quadro di Messi, già. Poi ho realizzato un murale di Maradona,
perché a parte fare anche dei quadri, realizzo anche dei murales, e delle caricature. Infatti di questo poi ti abbiamo visto all'opera, volevamo parlare com'è nata questa passione per le arti figurative che spaziano, come giustamente hai detto tu, dai quadri ai murales piuttosto che alle caricature. No, in realtà io ho iniziato con le caricature. Oh, vedi? Da piccolo, io da piccolo, dico che sono autodidatta, non ho mai studiato. Però da piccolo ho iniziato con delle caricature e in Argentina lavoravo per un giornale, facevo delle vignette per un giornale. E dopo da lì niente, ho iniziato al di là di che non ho mai studiato, però ho iniziato un po' a indagare, no? A capire, vabbè, c'è un grandissimo pittore Van Gogh che mi piace Una tantissimo. grande ispirazione. Sì, lui sì, Eh tanto. A beh. me piace tantissimo lui. E niente, da lì ho iniziato a essere curioso per la tela, per l'olio, l'acrilico. Con l'acrilico all'inizio mi è costato tantissimo, perché non ero pratico. Se mi asciugava subito, no, l'acrilico. Certo. Invece l'olio mi sono trovato molto bene. Dopo, con il tempo, niente, ho preso mano con acrilico, E adesso tutto diciamo quello che che... le tue opere sono anche molto richieste. Tra l'altro, hai fatto anche a settembre, se non erro, qui a Recanati, una bellissima personale dal Sì, titolo Retratos y Colores. Scusa l'accentos, però. Retratos y Colores, sì. Ho fatto una mostra personale a Recanati, sotto il comune, sotto il teatro comunale. Esatto. E si è andata. Sbirciamo? Che dici? La Sì? sbirciamo? Sbirciamo insieme questa bellissima mostra personale di Dario Bazan. Amico Buonaventura. Questa era la mostra, appunto, la personale di Dario Bazan qui a Recanati. La musica ti accompagna sempre, soprattutto una persona speciale ti accompagna sempre. Mattia Bonaventura De Minicis, che noi salutiamo con tanto affetto e ricordiamo Un grande con amico, davvero Mattia. tanta tenerezza la bellissima storia con Nonna Pierina, che Sì. avevamo ospitato anche qui a Benvenuti in TV. Ah, sì, un grande amico. Mattia, una persona, realizziamo parecchie cose insieme con lui, Eh tante sì, cose. andate in giro per tutte le Marche, per tutta l'Italia a combinare di ogni. Sì, anche perché a me mi piace tantissimo portare, va bene, oggi non l'ho potuto fare, però il cavalletto, no? La tela, mettermi a disegnare, a dipingere dal vivo, mi gusta tanto. E dà soddisfazione. Sì, tantissima. Quindi sei anche un po' artista di strada. Sì, anche un artista di strada. E non mi imbarazzo nel fatto di che qualcuno mi sta a guardare, no? Perché quello succede quando Eh qualcuno sì. ti guarda, a me non mi imbarazza questa cosa, anzi, mi gusta. Allora cogliamo la palla al balzo, caro Dario, e ti sfidiamo, tra virgolette, in qualche modo a fare una bella caricatura della prossima ospite, che Perfetto. sveleremo però subito dopo la pubblicità. Quindi chiedo alla regia di prendersi la linea e mostrarci la nostra pubblicità, i nostri messaggi promozionali. Restate con noi perché subito dopo arriva un'altra ospite e ci sarà chiaramente la caricatura dedicata di Dario. Molino Orsili.
Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Nel lontano 1970 alcuni agricoltori di Filottrano lanciano l'idea di organizzarsi in cooperativa per provvedere direttamente al fabbisogno di un bene primario come il pane. Oggi il Biroccio gestisce direttamente tre punti vendita e porta la bontà della tradizione e la genuinità del lavoro fatto fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza i propri prodotti agricoli e quelli dei soci come una volta. Il Biroccio, qualità e tradizione. Quando vieni a fare spesa allo spazio Conad, vieni a provare i nuovi menù di Sapori e Sorrisi. Lo chef Francesco Montillo propone ogni giorno tanti piatti e una specialità. Lunedì lasagne alle verdure, martedì secchi e piselli, mercoledì pollo al curry. Giovedì trippa al sugo, venerdì stoccafisso con patate. Sabato fritto misto di pesce, domenica vinci sgrassi con un menù completo a 14,90 €. Ogni giorno un menù e sempre tanti sapori e sorrisi. Spazio Conad Ancona, via Scataglini. Le Marche, dagli Appennini al mare, un viaggio infinito. Scopri i vini nati nella bellezza di una regione incontaminata, la lacrima di Morro d'Alba. Sensazioni ed emozioni della nostra terra. Buscareto, sapore autentico delle Marche. Ora su buscareto.com. Elettrodomestici ti dà tutta l'attenzione prima e dopo la vendita, con consegna a domicilio e assistenza tecnica personalizzata ad Osimo e Filottrano. Stura Elettrodomestici, Synergy, il vantaggio di averli accanto. Sono le ore 12.59, torniamo in diretta qui negli studi di Recanati per Benvenuti in TV. Vediamo qui al mio fianco c'è Dario Bazan che si è attrezzato con tanto di matita e quant'altro per poter fare quello che ha promesso, ovvero la caricatura alla nostra ospite. Allora la introduciamo subito, lei è un'amica di Benvenuti in TV, la nostra fashion stylist e influencer, insomma colei che di moda sa e di stile riesce a divulgare in ogni momento e a chiunque, ovvero no. Mi Tolentinati. Ma buongiorno! Che meraviglia, ogni volta che ti vedo mi si apre il cuore. Oh, ma io ti amo tanto, spostami, ti prego. No, mi è sempre un piacere trovarti. Come è iniziato questo 2023? Non lo so. Non lo può dire. Sono cercando di capirlo. Sì, è confusa, però è felice. Allora. Vero, vi conoscete? Felice. Bene, vi conoscete no, Dario, Nomi? No. Sappi Nomi che devi prepararti a tutti, per lui è bravissimo, però la caricatura sai che potrebbe avere anche, non lo so, i risultati quali possono essere. Io mi sento già una caricatura nella vita, quindi probabilmente fa solo e solo... Sei fantastica. Sei fantastica. Basta. Allora, inizio anno, tu hai fatto anche, ho scoperto un calendario tra l'altro...
particolare, sì, non pensate calendario. Calendari Pirelli o che altro, un calendario no. con dei suggerimenti. Oh. Assolutamente. No, allora, no, vediamo. Molto seri. Ovviamente. Vediamo la prima clip, giusto, dedicata al mese di gennaio con la nostra fantastica Naomi Tolentinati. Vai, regia. Se avete il mio calendario sapete che è dedicato ai colori, nel mese di gennaio c'è il bianco. Cos'è il bianco? Il bianco indica libertà, pace, purezza, nuovo inizio. È un po' una purificazione, bianca è la luce, quindi è la vita stessa del colore. È un colore, in un certo senso, questo candore gli dà tutte le declinazioni dei nuovi inizi. È come se vi chiariste la mente e via, si possono ripennellare esattamente come sopra ad una tela bianca tanti progetti nuovi. Quindi per noi il mese di gennaio è un mese bianco, cioè il mese in cui, grazie a questa nettezza, puoi imparare a capire quali sono i tuoi progetti per questo nuovo anno, e vestendoti di bianco sarà tutto fantastico. E questi sono i preziosi suggerimenti di stile della nostra Naomi Tolentinati, quindi gennaio, mese di rinascita, ma anche mese di saldi. Siamo al giro di boa. Assolutamente sì. Già. Assolutamente sì. Allora, giro di boa, prima settimana di saldi, come stanno andando? Perché qui sembra che la Federazione Moda sia abbastanza entusiasta dei primi riscontri, no? Stiamo iniziando, i saldi invernali iniziano sempre molto piano, per ovvi motivi, perché veniamo da un mese in cui si è già speso molto, quindi piano piano ci si deve scaldare con un po' di tempo, però quando poi ci si scalda ci si mette a regime. I saldi sono il momento in cui ognuno che voglia rinnovare o fare in modo che il proprio guardaroba prenda colori e connotazioni diverse, in cui si possono sperimentare delle cose perché si trovano ad un prezzo ridotto. Spesso e volentieri tutti credono che si debba comprare solo il plastico in saldo. Io non sono completamente d'accordo, nel senso che ogni donna ama sperimentare in dei momenti particolari della sua vita. Se sperimentare ci costa troppo, a volte rinunciamo, perché bisogna essere anche oggettivi. Quando una spesa pesa troppo sul budget familiare, una buona mamma o una buona donna di famiglia si tira indietro. A saldi invece è possibile sperimentare con dei pezzi magari più audaci, magari un pochino fuori dalla propria comfort zone, ma potendoli acquistare a un prezzo ridotto. È un po' quello che ti permette di essere più audace rispetto al fatto che magari una cosa a prezzo pieno non l'avresti mai acquistata perché per motivi vari. E invece con i saldi si può osare, si può sperimentare, giustamente, come dici tu. Tre suggerimenti, o regole basiche che si dovrebbero rispettare per non prendere le classiche cantonate, perché purtroppo ci possono stare anche quelle, in periodi di saldi. Allora, la prima regola è affidarsi a dei negozi conosciuti, cioè il vostro negozio di riferimento, perché sicuramente avete già visionato che il prezzo non è stato cambiato. Se avete un buon rapporto con chi gestisce il negozio, di solito non ha nessun interesse a perdere il cliente. La seconda regola fondamentale è quella di non portarvi dietro le amiche quando andate in saldo, quando andate a fare acquisti, perché le amiche di solito tendono a proiettarvi quello che a loro servirebbe nel loro guardaroba, quando invece voi dovete saperlo voi quello che serve al vostro guardaroba. E in modo inconscio siamo sempre, siamo in un certo senso, cioè fanno presa su di noi queste cose. Giusto. Il terzo consiglio è quello di fissare un budget. Voi avete un budget nella vostra mente, 150, 25, qualunque esso sia. E va rispettato. Attenetevi al budget, sì. Bene. Allora, ci fermiamo un istante perché arriva arrivano i suggerimenti di un'altra nostra piccola influencer. Resta con noi Naomi, a tra poco qui sempre a Benvenuti in TV.
avere nel tuo guardaroba? Uno, la camicia bianca. Deve essere una camicia molto semplice che ti faccia avere quell'aria pulita. Due, un pantalone da uomo, il pantalone con le pants, il pantalone super elegante che può essere sdrammatizzato con un maglioncino o può essere portato in modo eccellente con un top. 3. Deve avere un blazer, cioè una giacca che ti fitti alla perfezione, di un colore classico e che soprattutto ti stia da Dio. Andiamolo nei dettagli. Non rovinare un look significa centrare esattamente quello che dovete indossare senza appesantire e nemmeno senza sembrare non vestite. Allora, quando avete pensato che un certo tipo di look va bene, non appesantitelo con altro. Non è che mentre state davanti allo specchio dite «Ah vabbè, però ci metto questo orecchino», perché probabilmente quell'orecchino sarà esattamente quello che rovinerà tutto. O la borsa! A volte le borse fanno dei danni che neanche potete immaginare. Meno è meglio che più. Less in more. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi un minuto, rispondo al telefono e arrivo. Prego. Ciao. Ciao piccola, come ti chiami? Vanessa. Aspettiamo mamma? No, no. Io so già cosa deve fare mamma. Come si fa a sentire le mie canzoni preferite sulla macchina di mamma? Per sentire le canzoni preferite del nostro telefono sulla macchina o di per usare il CarPlay è sufficiente inserire la presa USB del telefonino alla presa USB della vettura. Automaticamente il sistema riconosce e si attiva il CarPlay. Una volta collegato il sistema abbiamo la possibilità di avere le app che abbiamo nel telefonino all'interno dello schermo. Telefono, musica, mappe, messaggi, WhatsApp, music, Sigi. Un'estensione del telefono. Eccomi, mi perdoni. Era una telefonata importante, dovevo risponderle. E niente, le volevo chiedere alcune informazioni della mia Suzuki S-Cross. Non si preoccupi, signora, ho già spiegato tutto a sua figlia. Sei tutto te, quindi? Bravo, amore. Andiamo. Grazie mille. Arrivederci. Abbiamo anticipato prima della pubblicità altri preziosi suggerimenti della nostra Naomi Tolentinati, che chiedo di ricollegarmi se fosse possibile. Eccola qua. No, mi sei pronta a vedere il lavoro che ha fatto Dario su di te? Guarda, vediamo se... Tu Dario sei pronto? Aspettiamo, chiacchieriamo un altro minuto sì, con... Altri minuti. Un altro minuto non di più, perché purtroppo la diretta è quella che è. Allora, ricollegandomi a quello che vi ho fatto vedere prima, non fate danni con gli accessori, cioè io vi Brava. Prego sempre, quando mi dite, c'ho una scarpa bellissima, e poi dopo mi mandate le foto di quella scarpa che tu dici, ma come ti è venuto in mente di comprarla? Cioè, ma perché hai comprato questa scarpa? In quale fungo avevi preso in esatto. cucina o anche in esatto. cucinogeni? Quando... Perché a volte le cose, come i mariti, ci sembrano fantastici, poi quando te li porti a casa dici, mamma, sai che mi sono sbagliata. Allora cerca. Io l'adoro questa donna. No, perché è così, no? Allora, ci scarpe fantastiche, poi dopo non ci sai camminare, ci cammini tutta storta come fosse uno spazzaneve. Non esatto, si fa. Esatto, un'oca.
Perfetto, ok? Perché l'andatura deve essere un'andatura da cigno, se poi dopo tu invece cammini come una papera, Ecco, è un pennuto diverso. l'effetto Benissimo. decisamente è ben diverso. I tempi stringono, caro Dario, io ti chiedo di mostrarci perlomeno quello che sei riuscito a fare, magari ti aspetta Nomi nel suo negozio a Guarda. Porto Potenza, Nomi Store, vai a fare un giro, magari che provi qualcosa anche da Con la poter tag con comprare in caricatura. saldo. Mostraci quello che Noi sei riuscito in siamo questo due. frangente, Dario, È dobbiamo poco, è chiudere. poco, è poco, non è che Non si non si riesce a riesce a vedere bene vedere, neanche, no. ecco, la Non si regia fa vede, non si, fatica. Oh, io non si bravo, vede. bravo, bravo, però ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ci siamo. Lo ultimiamo e poi te lo facciamo avere, cara Nomi. Un abbraccio grande, Nomi Guarda. Torrentinati, grazie per essere stata con noi, a presto. Grazie a Dario Bacio. Bazan per la sua arte, per essere stato in nostra compagnia. E vi prego di restare collegati qui sul canale 13 di TV Arreste perché vi aspetta l'informazione imperdibile di All News. Ciao, ah, no, domani no, lunedì, lunedì. Ciao ciao!